Signori, benvenuti in una nuova puntata dedicata alla saga su Dark Souls. Allora, ragà, nella scorsa puntata abbiamo iniziato a intravedere le difficoltà che ci sono all'interno di Anor Londo, comprese le frecce giganti, che però ancora non le abbiamo viste molto molto bene, le abbiamo solo percepite, perché tipo ce n'è arrivata una qua, quando avevamo pochi HP e quindi tipo abbiamo preso una crocchia incredibile. Dalla freccia ci ha ammazzato come non mai. Quindi, adesso tutta la zona che comunque abbiamo visto nella puntata precedente la possiamo completamente ignorare, anche se dobbiamo ricordarci che c'è un forziere da recuperare, cosa che faremo volentieri, però, quando avremo ovviamente finito Anor Londo, cioè almeno la parte più importante relativa a Anor Londo, che è quella dell'acquisizione del ricettacolo dei Lord. Sì, ovviamente, raga, qua saltiamo, non eliminiamo nessuno perché tanto non ha senso farlo. Qua possiamo evitare tranquillamente anche il tizio che sta qui dietro. Vedete? Si può ignorare tranquillamente. Qua si possono ignorare loro due. Cioè loro tre in realtà, però. Che tanto qua non possono arrivare. Le frecce non ci possono colpire, più o meno, però. Mai dire mai, disse il Gran Turco. Ci ho perso 30.000 anime così al primo colpo. Quanto mi fa girare i coglioni? Cioè, raga, ma dai, io. Allora, niente, schippo. Ma che cazzo di rinculo è? Ai, dai, ma vai a cagare. Porco, cioè, attacco uno e si allerta l'altro, ma vaffanculo. Ora, ragazzotti, il pezzo più palloso e più difficile di tutto Dark Souls. Lo vedete quello stronzo che sta lì? Quello stronzo che sta lì ci attaccherà con delle frecce. E noi non possiamo fare niente per bersagliarlo. Nonostante l'arco di Faris sia comunque uno degli archi migliori, se non il migliore, in quanto agitata, però il loro è qualcosa di assurdo. Quindi adesso cercheremo di evitare assolutamente come la peste bubonica, e tra l'altro sono due. Si deciderà a usare la spada. Ok, così va meglio. Così va meglio. Qua possiamo curarci. Abbiamo risolto il pezzo più difficile di Dark Souls. Almeno dobbiamo però prima, ovviamente, attivare il falò che sta qui dietro, dovrebbe essere qui dietro, sì, insieme a Soler, Solero Vastora. Ok, no, le umanità sì, le mettiamo qua, però mi servono anche le umanità gemelle. Thank you so much, perché comunque andremo ad attivare questo falò, diventare umani, e poi a potenziarlo, una nuova app di Minecraft, a potenziarlo. Nain. Ok. Allora viva la fiamma. Ah. Aia.
Perfetto, 10 fiaschette per noi. Sì. Dopo ti convocherò molto volentieri, anche perché ci servirai contro in una boss fight molto, molto, molto carina. Ciao, io sono un cavaliere che muore molto male. Con lo spadone del re cavaliere c'è poco da fare. Medaglione del sole. Allora, io non mi ricordo se effettivamente però ho preso gli strumenti del fabbro per potenziare le armi. Vediamo. No. Qui dovremmo aspettare ad avere il ricettacolo dei Lord per poterci teletrasportare. Quindi purtroppo dobbiamo, non possiamo fare altrimenti. Aia. L'ho sottovalutato, non tanto, però l'ho sottovalutato. 1000 di anime, gli mortacci vostri, schifosi, schifosi. Allora, non si apre a questo lato, giustamente. Tanto c'è, vabbè, un piccolo segreto. Che è possibile scoprire comunque questa zona. Cosa c'era qua poi tra l'altro? Non mi ricordo. Come nemici? Nessuno? A parte il Mimic? Qua c'era l'armatura di Havel, se non sbaglio, per l'appunto, nonché l'arma. E lo scudo. Mamma mia. Perfetto. Ah, very good. Randello occulto. Quindi qui abbiamo preso tutto. Nonché anche una delle armature più forti del gioco, che ti dà un casino di equilibrio. Che è questa. Però è anche una delle armature più pesanti del gioco. Minchia, Fat Roll. Mamma mia. Con l'anello di Havel indossato, eh. Raga, poi voglio far vedere una cosa, no? Equilibrio, 161. Cioè, qualcosa di assurdo. Assurdo. Qua possiamo togliere e mettere di nuovo l'armatura che avevamo noi. Perché comunque è una delle armature più leggere e più utili di tutto il gioco. Perfetto. Non so se la potenzieremo, ma non penso che sarà la mia armatura finale. Quando andremo dal boss finale avremo un'altra armatura. Mentre, qua bisogna salire per forza. Dovrebbe esserci un altro Mimic qui sopra. Cioè questo dovrebbe essere un mimic. Perfetto. Lui cos'è che mi dava? Non mi ricordo. Moneta d'argento. Che non mi ricordo cosa servisse però. Anche qui? Perfetto. Cosa mi dà lui? Moneta d'oro. Cose abbastanza inutili. Boh, vabbè. Qui cosa c'era? A parte le teste di drago, il nulla cosmico, giusto? Sì, il nulla cosmico. Scusa, non volevo. Aia. Oh, e basta. Dai. Va bene, però. Cioè, dai. Dopo un po' prendi anche un po' a culo. Ok, anima di un eroe. Altre 10.000. 15.000 erano. 15.000 o. Ah no, c'era l'anima dell'eroe e l'anima del grande eroe, se non sbaglio. Andiamo da questa parte.
Questa non c'è, se non sbaglio. Ah, che bello. No. Ho rischiato più che altro perché l'animazione della spada della sp cazzo. Sì, Maya mi ha fatto venire un infarto. Più che altro perché l'animazione dell'armatura della spada di Coso era molto 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 lenta. Vieni, vieni. Vieni qua. Non mi droppano niente, sti maledetti. Dovrebbero dropparti. Non si apre da questo lato. Pezzi di merda. Schimaglia non era. Ah no, era dall'altra la... dall'altro lato, vabbè. Non importa. Queste sedie poi. Va bene. Uno. Andiamo subito a lui. Ok. Un po' di tracking ce l'hanno comunque le frecce, eh. Anche se non dovrebbe essere così, cazzo tira una freccia, poi di punto in bianco ti insegue. Cioè, non ha molto senso come cosa, eh. Qui non dobbiamo salire per il momento, dobbiamo andare a cercare Sigmeier. Sigmeier. Ciao. Ma in realtà li ho già eliminati. Uno. No, non fare niente, Sigmaier, tranquillo. Fa niente, serve a niente, tranquillo, tranquillo, c'è problema, continua a guardarmi pure, ma guarda sto cazzo di Sigmeier di merda. Allora vabbè, torniamo umani, tanto non è un problema, raga. Perfetto. Ok, poi tanto avremo comunque diretto accesso al falò e saremo molto, comunque, molto più, cioè potremo comunque essere molto più veloci nel raggiungere questa zona. In realtà si potrebbe saltare, giusto, se tu mi segui fino a che non devo, non ti ammazzo, via. Dammi un oggetto, manco per idea, cioè proprio... Dicevo, in realtà si potrebbe saltare tutta questa parte semplicemente facendo un trick che non ho voglia di fare. Cioè saltare le scale qui, però non c'ho voglia, quindi non ha senso. Non mi interessa neanche farlo, quindi ciccio. Ok, via. C'è un cavaliere d'argento che mi sta inseguendo. Cos'è? L'arciere? Se mi sa proprio che era l'arciere. Vabbè, sti cazzi. Sti gran cassis. Sti gran cassis. Non mi stai mirando? Che non mi miri? Va tutto bene. Che scendiamo giù. Mm.
Tutta la stamina addirittura. Ok, vediamo l'altro. Non facciamo come prima, possibilmente. Perfetto. Giusto tempismo. Dobbiamo ricordarci che anche lui ha un ottimo equilibrio. Però anche noi abbiamo un'ottima spada. Perfetto. Anello tribale, vabbè. Vediamo se ci possiamo riparlare. Ok, vabbè. Sti gran cazzi, non è che ci capi di tanto. Ok, da qua se non erro ci dava accesso di nuovo a tutta la zona di prima. Ok, perfetto. Quindi, no, cazzata. In realtà no, però vabbè, sti cazzi. Più avanti è la zona che comunque ci sblocca tutta la l'ambaradam. Dai. Addio. Addio. Qua dobbiamo scendere. Ok ragazzotti, stiamo per finire anche ad Anor Londo. Qua c'è un demone della Titanite, un altro, che palle. Quanto gli togliamo? 131. Però essendo da solo non dovrebbe essere, tra virgolette, un problema. Non dovrebbe. Aspetta però, aspetta, 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 aspetta. Allora. Prima di tutto sblocchiamo la porta che diciamo dà l'accesso al falò. Che se no sarebbe un controsenso comunque continuare a litigarci. Ok. Palle, sti cazzi. Cavalieri. Dai. Tanto c'ho il falò vicino, quindi. Dai. Ok. Affanculo. Poi, sempre, oh, sempre sti stronzi nei corridoi più stretti possibili, immaginare. Cioè, fatta apposta per rompere le balle, proprio. Allora, prima di fare alcunché, sblocchiamo la porta. Non si sa mai. Ok, addio. Addio. Perfetto. Poi, una. Oh, raga, che bello. Che bello. Una delle armature più belle di tutto il gioco. Se non la più bella, se non fosse per, ovviamente, quella del Cavaliere Nero. Non la posso ancora equipaggiare perché non voglio assolutamente il mid-roll, ma voglio il fast roll. Quindi per il momento direi di andare al falò. Dov'è il falò? Dov'era il falò? Ah no, 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 era più avanti. E poi tornare dal demone della Titanite e fargli il culo. Ti ho proprio detto così, grezzamente. Perfetto. Possiamo avanzare di un livello, per favore? Sì, cosa aumentiamo? La vitalità. Ragazzotti, io direi di chiudere qui la puntata. La perlustrazione di Anor Londo, tra virgolette, è finita qui. Ovviamente nella prossima puntata andremo a uccidere il demone della Titanite che ci sta aspettando nell'altra stanza. Ma io, raga, devo chiudere qua perché ho già registrato tre puntate di Dark Souls. Ho iniziato a mezzanotte e mezza, sono le 3 e un quarto.
per farvi capire quanto Dark Souls mi faccia perdere tempo piuttosto di Minecraft. Mamma mia, vabbè, per il momento è tutto, ragazzi. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima.